Giovedì, venerdì sarà presente a Reggio Emilia il segretario nazionale del SIULP, proprio per dar forza alla nostra battaglia sindacale. Proprio per, come devo dire, un attimo qua. Sì. A titolo di provocazione, come già ho segnalato nel documento, invieremo una lettera al Vescovo per poter accedere alla sua mensa, visto che comunque, come ho detto già nel volantino, si mangia gratis et amore Dei e quindi il personale, risparmiando questo soldino, riesce a vivere ancora dignitosamente e a lavorare con una certa tranquillità. Sono il primo segretario provinciale di SIULP. Prego, Attamendo, si accomodatevi. metta al suo posto. Sono al mio posto. Sono stato bravo, devo mettere di qua. Mi venga segretario. Ma io sono dietro. Come quando lei dice per me. Con noi Luigi Piscopo, segretario provinciale del SIULP. Ecco, senta, noi volevamo sapere questo. Oggi siete di nuovo in piazza, diciamo in sciopero, questa volta per protestare contro la mensa. Come intendete muovervi? Cosa chiedete soprattutto? Ecco, a seguito della ristrutturazione dei lavori della questura si sono posti due ordini di problemi. L'alloggio per il personale che è stato sfrattato e il problema della mensa, dal momento che a seguito dei lavori i ragazzi devono comunque andare fuori a mangiare. Per gli immobili, nonostante avessimo sollecitato il Ministero a intervenire sia per gli immobili sia per la mensa, il Ministero molto. Il Ministero ha risposto picche e come Ponzio Pilato se ne è lavate le mani. Per gli alloggi abbiamo provveduto in loco anche grazie agli interventi delle istituzioni locali e della ditta appaltatrice, mentre per la mensa siamo riusciti a ottenere una convenzione di 14.000 lire a pranzo. Però, siccome la maggior parte dei poliziotti sono giovani, 14.000 lire a pranzo, quindi mezzogiorno e sera, ammontano a circa 1 milione solo per il mangiare. Se dovessimo mettere anche il costo degli alloggi, i poliziotti dovrebbero chiedere ai genitori di mandargli qui qualche lira per poter sopravvivere. Allora abbiamo chiesto, dal momento che il problema degli alloggi era in parte risolto a livello locale, nonostante il Ministero abbia fatto finta di niente oppure ha risposto negativamente, e credo anche il signor Prefetto non è che ha dato una mano a risolvere queste problematiche. E allora abbiamo deciso, cioè abbiamo richiesto al Ministero di contribuire alla spesa per la mensa in una misura anche minima, che potevano essere dalle 5 alle 8 mila lire su ogni pasto, ma anche in questo caso il Ministero ha risposto no. Allora, come sindacato, non possiamo far finta di niente e quindi abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e continueremo la protesta per il caro prezzo della mensa, contro il burocratismo e le decisioni del Ministero, che si vede che a Roma mangiano bene e a costo zero. Quindi noi continueremo ad oltranza e non si esclude che, come devo dire, un attimo qua. Sì, a titolo di provocazione, come già ho segnalato nel documento, invieremo una lettera al Vescovo per poter accedere alla sua mensa, visto che comunque, come ho detto già nel volantino, si mangia gratis et amore Dei e quindi il personale, risparmiando questo soldino, riesce a vivere ancora dignitosamente e a lavorare con una certa tranquillità.